che in pochissimi anni si sta disperdendo in favore di una tecnologia che è molto più semplice. Si basa sull'elettronica, si basa su una quantità enorme di materie prime che l'Europa non ha, e se ci scordiamo sempre, il continente europeo importa nettamente sia cibo sia materie prime. Sì, c'è l'Europa orientale con la Russia che arricca materie prime, ma l'Europa occidentale importa tutto praticamente. L'Italia importa metà di quello che manca. Se si bloccasse il commercio internazionale o se l'Italia diventasse povera, metà popolazione sarebbe non alimentabile, salvo provvedimenti in senso contrario che implicherebbero una vera e propria rivoluzione agricola. Il punto è che altri paesi sono buttati sull'elettrico, saltando completamente la casa di Terni, e sono bravissimi a produrre vetture a batteria e a produrre il troppo. Dell'ingegnere Alberto Perotti. Viaggiare evitando le fughe future. Sei in viaggio? In ufficio? A casa? Quando il muro del caffè ci si ferma a gustare. Il vero espresso italiano, la fabbrica della verità. La verità non... Aspetta i nostri contatti sul caffè bocca della verità senza caffè. Regina Radio. Quest'ultima ora nessun cambiamento di rilievo sul grande raccordo anulare, dove il traffico lungo l'esterna rimane maggiormente concentrato tra la via Pontina e la diramazione Roma Sud. Stessa situazione sull'interna trafficata tra Cassia Vista e Salaria e successivamente tra Momentana e Prenestina. Sono in diminuzione gli spostamenti in uscita da Roma sul traffico della A24, mentre su via del Foro Italico sono possibili rallentamenti tra corso di Francia via Calaria verso San Giovanni. Maggiormente trafficata la diramazione Roma Sud prima dello svincolo di allacciamento con il raccordo anulare provenendo dalla barriera autostradale. Su corso di Francia ricordiamo i lavori tra via Ronciglione e via Antonio Gabaglio in direzione del centro città. Possibili ulteriori rallentamenti soprattutto quando c'è più traffico a causa del transito con riduzione di carreggiata. Nell'area del Vaticano prosegue la chiusura delle carreggiate laterali di via della Conciliazione tra via della Traspontina e piazza Pio XII, provvedimento in occasione delle celebrazioni per la scomparsa di Joseph Ratzinger, data emerito Benedetto XVI. Rimane comunque attiva fino al cercato esigente per le successive celebrazioni di questi disturbi con i sintomi della malattia di Parkinson e altre patologie neurodegenerative. Sono stati più di 250.000 nel 2022 i visitatori al vittoriale degli italiani in complesso sul lago di Garda, voluto da Gabriele D'Annunzio che ne aveva fatto la sua dimora. La crescita di presenze è di quasi il 50% rispetto al 2021, in vista del 160° anniversario dalla nascita del Vate. Sono numerose le iniziative in programma, a iniziare con la grande festa dell'11 marzo, giorno prima del compleanno di D'Annunzio, che darà l'avvio alla stagione primaverile del Vittoriale. Dal 26 maggio al 4 giugno poi il Vittoriale ospiterà alcune manifestazioni di Giardalo, il primo festival culturale della sponda lombarda del lago Garda. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a più tardi. Quindi dopo aver fatto un po' il cantante Minimai, alla fine degli anni 50 decide di dedicarsi alla sua carriera da solista. E proprio in questo periodo incontra, conosce Riccardo del Turco, che diventerà suo cognato per sé. Perché lui nel 63 sposa Maria Giulia Bartolotti, una donna ternana, chiamata Lia, sorella della moglie di Riccardo del Turco. E così lui si trasferisce a Terni e qui vivrà sempre insieme a lei e avrà anche una figlia, Claudia. E le canzoni d'amore di questo periodo sono sicuramente dedicate a lei. Nel 65 compone
uno dei suoi brani più belli e famosi, e ognuno, che è stato cantato da Gaber e 30 anni dopo da Battiato. E adesso lo vorrei accennare io con la chitarra. Me l'hai detto tu. Ascoltiamo non dalla voce di Sergio Enrico, ma in una versione molto più moderna, molto più rock, la versione di Gianna Nannini. E allora alla prossima, amici, e buon ascolto, e buon ascolto anche di tutti i programmi di Regione Radio che verranno poi. Ciao a tutti! Edilizia residenziale, industriale e civile nel settore commerciale e artigianale. Unico SRL. Fornisce e installa serramenti e infissi. Unico SRL. Ulteriori informazioni sul nostro sito unicosrl.eu. Sede e magazzini ad Orte, uscita autostrada via Tuscania. Unico con la K, telefono 0761 49 2383 oppure 06 85 53 242.